Salve ragazze, questa volta si parla di Kiko. Intanto mi scuso da subito per lo smalto rovinato, però ho finito l'acetone, insomma, anzi, il leva smalto senza acetone, e quindi insomma l'ho comprato adesso di urgenza e vi farò vedere un altro haul dove lo faccio, appunto, dove ve lo mostro. Però non ho avuto ancora il tempo di togliermi lo smalto e di rimetterlo. Comunque, ci tenevo a fare assolutamente questo tipo di video perché da Kiko hanno cambiato le offerte. Insomma, sapete che c'era l'offerta del 30% e magari andatevi a guardare se vi interessa che tipo di acquisti avevo fatto. Insomma, io ho preso questa qui della collezione, mi pare Dark Heroine, avevo preso anche la tinta labbra. Allora, la prima cosa che vi dico è che cercando di fare un pochino di ordine, non c'è più il 30% su tutto, ma alcuni prodotti hanno dei buoni sconti, non comunque pari al 30%, ad esempio i Long Lasting mi pare che abbiano il 28%, però comunque dei prezzi interessanti. Ovviamente sono completamente escluse le nuove collezioni che troverete sicuramente in saldo a breve, quindi prima di acquistare pensateci un attimino, magari se volete risparmiare qualcosa tra qualche giorno iniziano i saldi e quelle andranno sicuramente in sconto, mentre la nuova collezione Bad Girl non so dirvi se andranno in sconto, non mi sono informata. Di solito, insomma, se avete dei dubbi scrivete a Kiko su Facebook che vi rispondono in modo abbastanza celere. Mentre quello che sicuramente è in offerta sono i pigmenti, voi ne vedete due, ma io ne ho anche altri qui ve li faccio vedere velocemente di Kiko sempre, e ovviamente sono andati in offerta, intanto vi faccio vedere gli inci, sono più o meno tutti gli stessi gli inci, quindi le altre scatoline le ho buttate, mentre voi appunto guardate gli inci, io cerco l'altro pigmento, ok? E quindi questi sono a 3,90 euro, quindi un buono sconto. Vi faccio vedere subito quei due che ho preso io e se vi interessa magari vi faccio vedere anche l'altro colore che ho, così potete sceglierlo, insomma. Allora, qui è il numero 12 e poi ve li svuoccio. Il numero 11, eccolo qui. Ok. E poi sempre della collezione classica ho il numero 13, che è questo, e almeno secondo me, poi ditemi se mi sbaglio o meno, c'è questo 32 famosissimo, lo abbiamo in tantissime, che mi sembra molto simile al numero 10, però forse mi sbaglio, insomma un pochino più scuro questo, però fatemi sapere se mi sbaglio o meno, mentre onestamente il numero 31, che è questo qui molto carino, un rosa dorato, non mi sembra di aver visto, nonostante esistano dei rosa, dei lilla, dei colori simili, quindi purtroppo questo una volta finito era una collezione limitata e è finita così. Mentre c'è un numero che non so quale sia, ma è il primo comunque che trovate, che è identico, veramente identico, intanto questo ve lo swatch che è più facile, a questo qui, che è il numero 28, che voi trovate anche in collezione permanente come Long Lasting. Io ho quella vecchia, quella della collezione limitata, ma ripeto, adesso sono tutti disponibili con il packaging nero e è un colore identico. Io sono stata molto indecisa se prenderlo o meno perché effettivamente il colore è molto bello, però vale lo stesso del long lasting. Una volta che è andata a sfumare, escono fuori questi glitter dorati che non danno eccessivamente fastidio. Però insomma io non sono un amante, e quindi diciamo che questi a 3,90 secondo me sono un ottimo compromesso, tanto più che sono 6 grammi di prodotto, li potete utilizzare sia asciutti che bagnati, lo avete visto ovviamente adesso l'inci, quindi più o meno lo stesso, sicuramente non è un inci verde, tutto quello che già sappiamo, si presenta sempre con il tappino sopra, io lo lascio perché onestamente mi rimane proprio più comodo, però non sto cercando di aprirli. Anzi, facciamo che vi faccio tutti gli swatch, dopodiché appunto ci aggiorniamo. Allora, ragazze, eccoci qui. Ho fatto gli swatch, ho cercato di farli insomma velocemente. Allora, vediamo se riesco. Questi due, ovviamente, sono lo stesso colore, sono il 12, se non erro, quindi quello più scuro, che è un marrone caldo,
con dei glitter, mi sembrano dorati. Allora, questo è asciutto. Questo qui bagnato, devo dire che ha tirato fuori dei glitter mini, quindi insomma, se li tollero io, sapete che potete andare sicure. Mi sembra un pochino più riflessati. Non so se perché la base è più scura, quindi effettivamente spiccano di più. Comunque, veramente un bellissimo colore. Io l'ho provato tra l'altro su un trucco che era molto molto soft. Poi sono andata a intensificare la piega tenendomi però molto alta e devo dire che è venuto benissimo. È un bellissimo colore, l'ho utilizzato tra l'altro asciutto, quindi ottimo. Mentre l'altro colore è il numero 11, sempre uguale. Questo è bagnato, questo è asciutto e come vedete ovviamente questo è un pochino più intenso, però secondo me sono due colori che anche se li usate asciutti vanno benissimo e ripeto sono 3,90 euro. L'altro è questo, l'ho fatto già vedere in un video, quindi comunque non ve lo faccio rivedere, però è un verde molto riflessato. Io non lo utilizzo tantissimo perché è un po' complesso da utilizzare, insomma, magari vado soltanto a fissare una matita, però ripeto, sono scelte, quindi assolutamente. E io sono stata molto molto indecisa anche se prendere il numero 10 perché è veramente un bel colore. Poi l'altra cosa che è in offerta, e questa insomma assolutamente famosissima, sono i long lasting. O sapete, insomma, adesso ce ne sono diversi nuovi, ora ve li faccio, vi faccio vedere i miei acquisti. Sono anche qui più o meno sempre gli stessi quelli che gli ingredienti, l'ince è sempre lo stesso purtroppo. Sicuramente non è un ince verde, anzi, questo effettivamente magari ve lo faccio rivedere al volo, ha veramente molte, molte schifezze. Sicuramente, però vi dico la mia. Sono degli ottimi prodotti, insomma, io da che ero partita che non ero un amante, intanto vi faccio gli swatch così, scusate, non perdete ulteriore tempo. Ripeto, da che io ero partita che non ero un amante di questo prodotto, adesso ne sono diventata drogata perché mi danno comunque quella, sensazione di trucco veloce finito già soltanto con una passata. Ad esempio, oggi ho fatto soltanto un trucco con, ora vi faccio vedere quale colore, e ho sfumato un pochino, ho messo una matita verde all'interno, anzi ottanio, ed è finita così, quindi insomma, e mi hanno fatto anche i complimenti da Sephora, quindi voglio dire, poi sì, vedrete anche sicuramente i prodotti comprati da Sephora. Allora, voglio fare due video separati perché secondo me queste offerte meritano. Dico i numeri partendo da qui. Il 28 che avete già visto, ottimo come base, assolutamente lo metto anche un pochino all'interno dell'occhio, soprattutto se mi capita di fare qualche trucco per qualche ragazza, insomma, lo metto all'interno dell'occhio con un pennellino, mi dura tutto il giorno, insomma, sono tutte molto molto contenti di quello che della sua resa. Poi il famosissimo, ma secondo me vi dico tra tutti quelli che ho acquistato il meno bello, ma è quello che hanno tutte, cioè che amano tutte. Io l'ho preso perché mi serviva un colore del genere d'estate, ma onestamente non è sicuramente tra i miei preferiti, ed è lo 05, questo marrone bronzato con dei riflessi rosati, molto bello, ma ripeto, non tra i miei preferiti. Sicuramente uno tra i miei preferiti è il 19, che è questo grigio con dei riflessi blu verdi, molto molto bello. E poi abbiamo il numero 17, famosissimo anche questo, che è un blu notte molto intenso con base scura nera. Ottimo prodotto anche questo. Poi vado a swatcharvi invece questi qui, che sono i nuovi che ho preso. Così, insomma, ne ho presi altri 4. Io in totale ho speso, mi pare, 27,40. Per dirvi, insomma, questi ho pagato 4,90 e gli altri, invece l'altro, il pigmento 3,90. Poi vi dico altre due offerte che secondo me vale la pena tenere sott'occhio, così se capitate, insomma, sapete già su cosa orientarvi e ve li faccio vedere subito. E poi sappiate che ovviamente non è in offerta assolutamente nulla nella palette, negli ombretti della nuova, cioè del nuovo sistema, il Free System, né tantomeno è in offerta, il
Il correttore, quindi io l'ho fatto acquistare, insomma, serviva un consiglio a una mia amica, l'ho fatto acquistare a prezzo pieno, mi dispiace, però aveva urgenza, quindi insomma l'ha preso così. Nessun tipo di correttore in offerta e se non erro neanche i mascara, però non voglio dire una stupidata perché ho visto che invece sui mascara c'era un bel accanimento, quindi forse mi sbaglio. Comunque passiamo appunto agli altri colori, che sempre parto da qui con i numeri e vado verso l'esterno e ovviamente la fila è quella verso il polso. Allora, il primo è il numero 39, secondo me è uno dei colori più belli di questa collezione. Io ero sempre stata indecisa di prenderlo o non prenderlo perché temevo che non mi stesse bene. Allora, bellissimo, oggi ho fatto un trucco con questo, quindi è quello che vi dicevo dei complimenti. È un marrone che sembra appunto dare poi sul verde, sul grigio, molto particolare. Tra l'altro c'è anche un buonissimo dupe, non mi ricordo il numero, perdonatemi, però mi sembra un buon dupe del Permanent Taupe di Maybelline, ovviamente a costo molto inferiore, quindi magari dateci un'occhiata se vi capita, se vi serve un taupe, perché io sono stata indecisa anche su quello. E questo è il numero 39, non mi ricordo se ve l'ho detto. Poi, di questo avete visto la foto su Instagram, mi avete fatto già i complimenti perché finalmente ho trovato appunto un blu elettrico, che è questo qui, e il numero 44 che scrive dentro la rima. Anche lì ho pubblicato i vari blu che avevo acquistato per cercare un blu elettrico che scrivesse dentro la rima. Ho trovato questo è completamente opaco, mi piace tantissimo, a differenza di quelli Wycon che purtroppo dentro non scrivono neanche a pagarli. Io ho fatto vedere il trucco e ovviamente insomma abbiamo appurato che il suo bel effetto ce l'ha. Poi questo invece è un ruggine borgogna molto particolare, caldo, 37, che io consiglio soprattutto alle ragazze che hanno magari gli occhi verdi, secondo me sta benissimo. E poi l'ultimo, che è un colore un po' particolare perché è un bianco sporco tendente al grigio, e anche questo mi sembra che abbia dei micro glitter, però faccio anche con questo, ho fatto la base, sono 2 giorni che ho fatto la base con questa, sia anche ieri che avevo questo qui, il trucco insomma che avete visto su Instagram, e appunto questo 25 anche qui secondo me dà buone soddisfazioni. Tra l'altro, piccolo la parentesi, il trucco che avete visto su Instagram lo riposterò ovviamente su Facebook e farò l'articolo con i prodotti utilizzati, perché secondo me è un trucco di 2 minuti, 2 che vale tantissimo, tanto più che io ieri per, diciamo, questioni personali sono stata avvertita all'ultimo, quindi ero già truccata pronta per uscire, quando invece mi è stato detto che dovevo andare a fare dei lavori da un mio parente, e quindi siamo andati a dare una mano tutto il giorno, quindi sono stata fuori tutto il giorno, comunque a martellare, segare e tutto il resto, e sono arrivata la sera, quindi dopo più di 12 ore, il trucco fatto con il 44, il 25 e diciamo un ombretto per sfumare nella piega e un altro ombretto minerale per fissare soltanto il 25, era intatto, ragazze, intatto, impressionante veramente. 2 parole per le altre offerte che secondo me vale la pena tenere sott'occhio. Allora, intanto questi qui, diciamo gli ombretti classici mono, quelli che conoscete tutti, sono in offerta a 2,90. Io non sono un amante, insomma, non è niente di eccessivo. Alcuni colori secondo me sono bellissimi, ma purtroppo sono andati fuori produzione. Ma qui forse abbiamo una sorpresa, però insomma ci sono altri colori carini, anche un nero matte, visto che alcune di voi mi hanno spesso chiesto dove possono trovare dei neri opachi a poco, insomma ecco a 2,90 secondo me potete fare tranquillamente un buon acquisto. Mentre a 5,90 abbiamo i Water Eye Shadow. Allora, io di questi ho già parlato, ho già fatto anche un confronto con degli ombretti Wycon. Non c'è nulla da dire, sono utilizzabili sia asciutti che bagnati, sono dei buonissimi prodotti, veramente dei buonissimi prodotti, ragazze. Faccio uno swatch veloce di questo, ma eccolo qui. Ha dei glitter, questi dei riflessi, dei glitter rossi, ruggine, molto belli. Che non è uguale a questo, attenzione che sono. Sembrano nelle luci sembrano simili, ma assolutamente no. Questo è il numero 205.
Vi faccio vedere anche velocemente gli altri colori. Ero tentata da uno smeraldo e da un blu, però ho visto che si notavano troppo i glitter. Quest'altro pure è bellissimo, veramente il 204. E l'ultimo appunto che io ho, ma sono stata tentata, poi non li prenderò perché ho fatto altri acquisti che vedrete in un altro video, che comunque diciamo sono dei regali più che degli acquisti, perché mi hanno dato dei soldi, mi hanno detto prendila tu, però insomma non voglio spendere altri soldi. E questo è il numero 200, bellissimi, assolutamente bellissimi. Ragazze, queste erano le mie idee per farvi, insomma, cercare di farvi un pochino risparmiare, far fare degli acquisti ponderati, insomma, dandovi magari degli avvertimenti, dei suggerimenti. Fatemi sapere ovviamente se voi avete acquistato qualcosa, se da voi sono presenti le offerte. Una ragazza di Roma mi ha detto che da lei non sono presenti. Io, fatalità, quel giorno gli acquisti li avevo fatti, questi qui che vedete, insomma, li avevo fatti da... volevo vedere se ho anche il coso da Valmontone, però oggi sono andata appunto a Via del Corso e insomma più Roma di così, e c'è scritto appunto, c'era scritto che effettivamente c'era tutta l'offerta che vi dicevo io. Comunque vi faccio vedere lo scontrino per sicurezza, insomma, se vedete che da voi non e qui c'è anche la data. Ok, se vedete che da voi non ci sono queste offerte, andate a chiedere alla cassa, visto che comunque sul sito sono presenti, sicuramente devono farvi lo sconto. Ciao ragazze!